Buonasera a tutti, finalmente recuperiamo questa ottava giornata, anche se stasera si è svolta soltanto una partita tra l'Holgarnet e IAS Tronzi. Partita appena terminata con il risultato di 6-2. Con noi il migliore in campo per gli Holgarnet, Alfredo Castagna. Per te complimenti. Grazie. Oggi avete fatto veramente una splendida partita. Commentavamo anche da Bordocampo che qualsiasi squadra fosse incontrata stasera non sarebbe riuscita a passare contro di voi. Veramente una partita bellissima sotto ogni punto di vista. Sì, diciamo che stiamo giocando bene rispetto all'anno scorso, che non c'ero. Diciamo che forse si è trovato un assetto più compatto anche con Alessio in difesa. Diciamo che l'organico dell'anno scorso già c'era. E in più, diciamo che quest'anno, diciamo che stiamo giocando bene. Difesa, centrocampo, attacco, c'è Peppe che segna in qualsiasi modo, quindi speriamo di continuare così, perché poi nelle fasi finali questo è un altro campionato, quindi non bisogna mai sottovalutare l'avversario, andare sempre avanti. È anche vero una cosa, che quest'anno non state avendo la sfortuna anche degli anni scorsi per quanto riguarda l'assenza dei giocatori più importanti. Quest'anno fino a questo momento comunque non avete mai avuto grossi problemi di assenze. La volta scorsa è mancato da ieri, oggi Mario Papale, però alla fine comunque 7-8 giocatori li avete sempre raccolti, e anche con ottimi risultati. Sì, magari quest'anno siamo 9, gli altri anni Rinanghi a 9, quindi diciamo che forse siamo più seri. Chi si è saltata quella? Anche prima, diciamo che è fondamentale, soprattutto per vincere il campionato. Certo. E difatti sono stati previsione di 25-30 gol. Esatto, va bene. Complimenti ancora all'Holgarnet e a dopo per l'intervista agli Astronzi. Con noi il capitano degli Astronzi. Perché Astro? AS? Sennò giustamente è puntato. Allora Bruno, a parte gli scherzi, una partita davvero brutta nel primo tempo, brutta nel primo tempo da parte vostra. Nel secondo tempo siete riusciti un po' a recuperare segnando anche due gol. Oggi i vostri avversari hanno fatto una splendida partita. Sì, merito sicuramente agli Holgarnet. Sapevamo già che è una squadra che corre tantissimo, quindi ci metto in difficoltà queste squadre. Quando ci sono ragazzi che corrono tanto, loro hanno delle fasce incredibili. Noi, se, a mio avviso, magari singolarmente eravamo un po' più bravi, secondo me, però questo non vuol dire niente, che lo so, molto più squadra, e come ho già detto, atleticamente sono messi davvero bene, quindi noi potevamo far poco. Comunque abbiamo giocato, non sono dispiaciuto sicuramente per il risultato, per il gioco. Ti dirò, non abbiamo giocato male, purtroppo nel primo tempo è vero che loro hanno fatto due gol, ma noi, come si vedrà poi, abbiamo avuto 3-4 occasioni limpide con Said, mi sembra, quindi devo dire le occasioni ci sono state. Con un po' più di fortuna forse staremo qui a parlare di un'altra partita. Sì, di un'altra partita come risultato sicuramente, magari non di una vittoria nostra, però comunque di un risultato più stretto. Comunque se quei gol, come hai detto tu, fossero stati realizzati, comunque anche il morale della squadra sarebbe stato molto più alto. Nel secondo tempo avete subito anche gol in maniera abbastanza distratta. Sì, esatto, i gol di punizione, quando il giocatore non si chiama la barriera, purtroppo questi non devono arrivare, non ce ne accorgiamo. Magari anche demoralizzati, non so, stavamo 4-5-0 già, magari anche demoralizzati dal punteggio, non devono arrivare questi gol. Questa è una cosa che non voglio vedere più assolutamente. La grinta deve uscire, contro queste squadre deve uscire la grinta, perché si poteva fare se fosse arrivati quei gol, però vabbè. Allora speriamo che la strigliata del capitano arrivi alla squadra, e noi ci vediamo domenica con la 10ª giornata.